di Antonello, e anche lui voglio ringraziare tutti uno per uno, perché è veramente piacevole vedere questa sera facce note che hanno dato tanto alla nostra città in termini di esperienze di lavoro quotidiano, unite a facce giovani e facce che usualmente non vediamo, ma che hanno voluto dimostrare il loro affetto nel nostro confronto, nei confronti di Claudio, essendo qua questa sera. Voglio ringraziare appunto anch'io un attimo Franco Moretti e Luigino Dell'Erba, che in prima persona hanno coinvolto e convogliato qua un grande numero di persone e di amici, e ringraziare gli amici della sede comunque, e Luca Marovic, Franca Mantello e tutti coloro che hanno fatto le telefonate e che quotidianamente, Rosa Conti come ho visto prima, che quotidianamente vanno in sede volontariamente a stare e a passare del tempo e a essere dei punti di riferimento, perché è veramente fondamentale la loro presenza. Qua perché? Perché come ad Antonello la presenza di Claudio, beh, è ovvio, a volte si leggono delle dichiarazioni sui giornali che fanno anche un po' sorridere, se questa città si è rifatta nuova praticamente, e penso a tutto quello, ma anche a questa piazza, lo dobbiamo agli amministratori locali e alla presenza di Claudio Scajola a Roma negli ultimi 15 anni, ed è a lui e a tutti loro che dobbiamo dire il nostro grazie. Questa città è rovinata, è distrutta, esci dalla strada, e la carta è una via dove ci sono delle buche, lo diciamo tutti i giorni in Consiglio Comunale, Piera Poilucci, capogruppo presente e testimone, quanto andiamo tutti i giorni a dire le stesse identiche cose. Abbiamo un'amministrazione fallimentare, un'amministrazione che fa acqua a tutte le parti, un'amministrazione che è disunita, non mette insieme la mattina con il pomeriggio e forse neanche con la pausa pranzo, ad essere sinceri, e il risultato è questo, cioè una città buia, sporca e lasciata andare. Siamo qua appunto per ripartire. Io sinceramente a volte penso alla politica anche locale, e l'unica persona, l'unico vero punto di riferimento è Scajola, che ha sempre avuto la sua porta aperta, il telefono ha sempre squillato e risposto e ci ha sempre dato dei consigli. A livello locale, a livello regionale, se vogliamo ripartire, si riparte da questo gruppo di amici ed insieme tracciare sicuramente una strada vicina.